Consiglio Municipale è stata presentata dalla consigliera Pollicita una mozione sull'assistenza leggera. Era una mozione molto particolare in quanto parlava della proroga di un bando ad un'associazione che ha provveduto nell'ex 17esimo appunto a questo tipo di assistenza e data la mancanza cronica di fondi proponeva alcune soluzioni alternative tra cui il ricorso a volontariato. La situazione è molto delicata e purtroppo noi del 5 Stelle siamo stati esclusi dalla Commissione Politiche Sociali e quindi abbiamo qualche difficoltà nel capire in realtà come sia stata organizzata la gestione di questo tipo di assistenza e di avere un reale contatto con tutti gli atti connessi con questa relazione. Nonostante ciò siamo arrivati a esprimere la nostra opinione dopo accertamenti, dopo ricerche fatte alternativamente appunto alla commissione. Quindi il consigliere Tiziano ha prodotto un suo emendamento e ci illustrerà meglio com'è la situazione reale. Allora, non ci sono i fondi per continuare questo servizio. Questo è il primo punto da capire. Il secondo punto, provocatoriamente abbiamo realizzato un ordine del giorno correlato a questa risoluzione, il quale prevedeva di affidare le due macchine di servizio, una delle quali vedete qua dietro le mie spalle, che è la macchina di servizio della Presidente Alfonsi, destinarla direttamente al servizio di assistenza leggera e fare questo esclusivamente con la realizzazione di un bando pubblico per consentire appunto all'assessore e a tutto il consiglio di progettare questa delibera esclusivamente nell'interesse dei cittadini con fondi certi, coinvolgendo tutte le realtà dell'associazionismo e del volontariato che già svolgono questo servizio in maniera gratuita. Ricordiamo che il servizio di assistenza leggera è un servizio che svolge prioritariamente servizi non essenziali come per esempio la produzione o la richiesta del rinnovo della carta d'identità piuttosto che fare la spesa, andare a prendere le medicine in farmacia, insomma questi servizi. Aggiungiamo inoltre che secondo alcune fonti interne, compresa anche quella del Presidente del Consiglio d'Aula Trombetti, che è intervenuto in maniera perentoria, salvo restando il fatto che poi si è astenuto su questa mozione dando legittimità alla stessa, ci ha spiegato come questo servizio in realtà non fornisce immediata risposta al cittadino, che ha dovuto per 4 volte consecutive chiamare e alla 4ª volta ha ottenuto risposta ma non il servizio, e quindi è stato messo in attesa di una risposta che a tutt'oggi dal 28 febbraio ancora non è arrivata. Quindi noi abbiamo chiesto alla Presidente Alfonsi di impegnarsi per chiedere al Sindaco Marino innanzitutto il bilancio consuntivo del 2014, che dovrebbe per legge essere approvato entro il 30 aprile. Questo permetterebbe di avere una destinazione certa dei fondi da utilizzare tramite l'istituzione di un bando pubblico che l'assessore preventivamente dovrebbe portare in Consiglio d'Aula per una valutazione oggettiva e per capire cosa fare di questo servizio. Invece il Consiglio del Municipio ha fatto le barricate, prima sulla mia mozione delle macchine di servizio, poi sul bando pubblico, poi strumentalmente addossandoci la responsabilità di voler sospendere questo servizio, di non voler fornire servizi al cittadino su queste questioni, insomma ecco il solito politichese. Questo tutto per permettere all'assessore di avere carta bianca per poter mantenere questo servizio in essere senza avere la certezza dei fondi, ma esclusivamente utilizzando la famosa specificità urgenza e quindi l'effetto proroga
ricadrebbe su questo servizio che verrebbe affidato non solo per il municipio di competenza, perché sapete che il nostro municipio è stato accorpato al municipio 17, quindi non solo per un municipio, ma addirittura mantenere questo servizio per tutti e due i municipi, e quindi addirittura con un aumento dei costi che potrebbero anche raddoppiare. Tutto questo non è stato stabilito, è stato dato mandato all'assessore di operare in tal senso, quindi quello che vogliamo denunciare è l'incapacità di questa amministrazione di assumersi le sue responsabilità, ma di proseguire questa spesa incontrollata dei fondi pubblici senza avere un quadro d'insieme, senza avere un obiettivo, senza avere la possibilità di raggiungere quello che è il famoso risparmio e la famosa legge voluta dai governi che loro rappresentano sulla spending review. Questo è quanto. Possiamo anche chiudere. Saluti a tutti.